Buongiornissimo da una soleggiatissima cabana. Sprezzo gioia da tutti i pori. Maria, io esco. Ragazzi, benvenuti e bentornati sul canale. Benvenuti per i nuovi arrivati. Bentornati a tutti voi che state crescendo e ci state volendo tanto, tanto, tanto bene. Approfittiamo ancora di una giornata con Marica, che tanto si sta finendo delle cose, poi arriva, per fare un lavoro che, ahimè... Io, a tuo proposito di Marica, mi sono piaciute le fanciulle in acqua. Sono piaciute? Che scemo. Quando sei entrato in acqua mi hai lerciato. Cioè, tu fai tanto il fenomeno, cioè, mi hai lerciato comunque. Oggi, sì, giornata post tinozza, d'arroste buonissime. Polenta, ci siamo fatti anche la polenta. Tra altre cose, poi con la polenta, che ringraziamo ancora Loris e sua moglie, sì, è devastante. È veramente buona. Che ci siamo sentiti ieri, ce la porteranno un po' da provare a piantare anche qua, quindi primavera con altri progetti, troppi. Una cosa ci tenevo a dire. Oggi sei andato contro la zafferana? No, non c'è niente. Non ce la fa. Dove vado? Cosa molto interessante, che però ci tenevo a ricordare, assolutamente consiglio a tutti voi, anche come regalo di Natale, magari vi mettiamo un link in descrizione, The Greatest Showman, fin da far vedere anche nelle scuole, e leggere attentamente i testi delle canzoni, perché lasciano dei messaggi pazzeschi. Sì, perché è un musical, premessa. Io non sono un amante di musical, neanche te forse. No. Però quel film lì è veramente bello, soprattutto nelle canzoni bisogna veramente leggere bene quello che dice la canzone, perché dà dei concetti veramente importanti. Quindi mi raccomando, quando ci sono le canzoni, non giratevi dall'altra, ma leggete bene la traduzione, perché c'è la traduzione sui sottotitoli. Noi oggi abbiamo una super offerta proposta da farvi, ma ve la faremo alla fine del video con Marica, perché così proviamo a tenervi incollati fino al 12esimo minuto. E così ne parliamo ancora bene, perché dobbiamo ancora mettersi d'accordo su due punti. Sì. E allora così abbiamo ancora il tempo di parlarne. Qualcuno di voi magari l'ha già vista su Instagram, perché è uscita un po' prima, perché su Instagram siamo più rapidi. Però oggi facciamo una cosa importantissima. Sì. Piango. Ahimè. Vi ricordate quel video ridicolo dove io e Romina, quei due video ridicoli di agosto, sì, dove io e Romina abbiamo provato a imbottigliare la damigiana di vino, ecco, tutto quel vino lì è diventato aceto. Non sappiamo come mai, perché l'abbiamo assaggiato durante il video, lo assaggiamo ed era veramente buono, l'abbiamo lasciato lì per un po', e però io oggi proverò per voi a riassaggiare un'altra bottiglia a caso, perché magari c'è la bottiglia fortunata. Ma facciamo assaggiare a Marica. Ci sta. Magari Angelica la assaggerebbe. Angelica vorrebbe tutto, anche se Angelica aceto. Angelica sarà di Marica. Piccina. Tutto... Ma sei esagerato. No, e quindi oggi dobbiamo risvuotare tutti i pintoni e rimetterli nella damigiana, e chiediamo a voi, se c'è un esperto di aceto, come farlo, perché abbiamo visto diverse varianti. Sì, però su internet c'è sempre... Non si sa mai se le cose poi vengono esattamente come lo dicono, quindi se per caso avete dei consigli su come fare l'aceto, perché ci dispiace buttare via 54 litri di vino, e allora se avete delle ricette. Quindi, visto l'aiuto di Marica, oggi risvuotiamo tutti i pintoni, i bottiglioni in italiano, sì, perché bisogna andare a prendere poi dell'altro vino per l'inverno. Per cui ragazzi, ora si va a prendere il vino, l'aceto, sì, il vino acetoso. L'aceto ormai. Vado perché sono disperato. Andiamo. Ciao principe. Marica con la damigiana. Vedi che anche questa ce l'ha. Boh. Dovrebbe ancora essercene una su. L'ho presa? Okay. E questa qua? E secondo me anche le bottiglie piccole aveva riempito. Ma dici? So di sì. Vieni Marica, vieni, vieni. Che guardiamo assieme, perché adesso abbiamo portato qua tutte le bottiglie. Sono 24.
Non le ho contate io. 8 per scatola, giusto? 8, 21, 24, 25, 48. 27, 28 bottiglioni sprecati. Tra cui alcuni che hanno Una. una roba bianca. Ce n'è uno che si vede bene. Quello lì, allora, tienilo lì che prendiamo. Vi facciamo vedere che. Vicino. Ah, brava, vediamo un po'. Ce n'è una lì. Cioè, questa cosa qua, secondo voi è la madre? Secondo me è la madre. Perché non può essere il tappo di sughero. Ah, no! No, no! È il tappo di sughero che si è decomposto. Veramente. Un po', vi faccio vedere meglio, ragazzi. Se è il tappo di sughero che si decompone. Questo però non sembra il tappo. Però quindi bisogna filtrarlo. Questo qua cos'è? Non so. Vedete? Potrebbe essere il tappo di sughero che si decompone. Però abbiamo sempre usato questi tappi. Io prenderei anche il colino, perché sennò ci Ok, finisce abbiamo preso la dentro. muffa, i tappi, e quindi per quello che sono Comunque abbiamo decomposti. sprecato tutto questo vino. Dobbiamo prendere altro Giusto? vino. Peccato, cavoli. Guardate quante. Sedia. La sede della degustazione. Che amarezza. Ecco qua. Disastro. Ma dentro è pulita, no? Sì. Sì, è pulita. Dentro è pulita, no? Iniziamo con questo qua che era già aperto. Fammi un po' il bicchiere, assaggiamo. Che poi questo qua, secondo me, non è così accettoso come l'altro che ho Comodo quello. aperto. Non ci sto molto dentro, ma molto Però comodo. assaggia un po'. Forse serviva quello più piccolo. Che ore? Fa sentire. Al sommelier. Peccato, perché è Per fare il acido. sommelier devi usare. Ah, già, aspetta. Dovrei avere un bicchiere, cioè, Più un po' adatto. più adatto, Poi però. devi miscelare e usare. Io solo te lo tengo. Vero? È tanto accettoso, ma Metti un qua, là. po'. Ma dici che è troppo grande? No, no, basta. Non è grande. La damigiana era pulita, contro automatica. E mi sono affidata sul sì di Simone. Le situazioni sono due. O stasera ho un bruciastomaco folle o sono ubriaco. Di aceto. Di Com'è aceto. quello? Non è acido. Non è acido? No, fermo, veramente. Dammelo un po'. Ah, mettilo qua. Che però c'era già l'aceto prima. Sciacquolo. Sciacquolo un po'. Ok. Stop. Lo è. Fa sentire. Sì, acetoso. Cioè, poi ognuno ha il suo palato, però secondo me è un. Io ho sentito nulla. Ok. No, no, ti assicuro che lo è. Porca paletta. Secondo te è aceto? È tutto aceto? Ma che ridere fai quando ti metti così? Circo le strade tutt'orando. Abbiamo visto un po' di chicchi
si chiamano ricette comunque dell'aceto, sì, su Google, e ci sono varie opzioni. Una che decidi di mettere dei pezzi di pasta grossa, tipo penso fusilli, come si chiamano, rigatoni o farfalle sul fondo, sì, che vanno a creare la madre. Altri invece dicono di comprare una cetaia di quercia, di legno, di castagno. Noi non abbiamo la benché minima idea. Noi una per ora mettiamo in damigiana. Poi sono sicuro di una cosa. Sì. Che Nino Albina ce l'hanno la cetaia. Secondo me anche. Vero? Sì. Però se ci date anche degli indizi su magari metterci, perché ho visto che alcuni ci mettono addirittura il miele, per capire un attimo come fare, perché poi alla fine non andrà sprecato, magari ne regaleremo qualcuno, le daremo, sì, come souvenir, le faremo dei regali a Natale, non lo so. Però è giusto per capire un attimo come non sprecare tutto questo. Esatto. Detto ciò, visto che in tanti avete apprezzato, je t'aime, mon amour. Questa, no, veramente, io sono... Ma perché ti devi vergognare? Ma lo penso, sono innamorato di te da ma 6 anni. Ma smettila. C'è mia nipote lì. E anche lei ha detto che faccio bene a dirtelo. Famiglia Manassero, vero? Cioè... Giusto, giusto. Te come tutti i tuoi cognati. Che fortuna avete avuto? Le sorelle Manassero. Un po' meno mia cognata, poverina, si è beccata il fratello Manassero. La Val. Qui del Prüke. Cioè. Come Piero. Ma di cosa stiamo parlando? Guarda che il Prüke è il capitano del mondo, diventerà. Beh, prendi in giro intanto. Io assaggio. Secondo me ce n'è di più nel tuo stomaco che di dentro. No, ma guarda quanto ne bevo. Da 52 litri passiamo a 49. Questo è buono, eh. Anche. Tu assaggi di tutti per sicurezza. Ma che paletta! Ma probabilmente si è già formato l'aceto. Stai già fermentando. Sì, nel mio stomaco. Basta. Io ho perso la speranza, non ne provo più neanche uno. La polenta chiama vino, la bagna cauda chiama vino, la canna alla brace chiama vino, i formaggi chiamano vino. Cristian e Ale chiamano vino. Cosa succede? Ma mi ride. Cosa sta facendo? Al col vino, col biscotto. No, ma adesso è già più leggero. Cosa sta facendo? No, non riusciva a finire. Io ero solo più 5. Allora, la canzone del giorno la consiglia Marika. Questa volta è nuova veramente, non come quella di... Ieri, che di Gazzelle, che era nuova, che era la del 2019. Non è nuova. La canzone di Marika è Like My Father di Jax. J-Ax. No, che... J-Ax è un cantante. Sì, esatto. Scritto un cantante maschile. A-X. Sì. Jax, ed è americana? O inglese? Chiedi troppo. Eh? Chiedi troppo, potrebbe essere anche irlandese, non ho idea. Già. Io non l'avevo mai sentita. Eppi, di dov'è? Io sono dei Cabane. Eti? E quindi? E quindi niente, adesso ci tocca lavarle tutte, andiamo alla fontana e laviamo bene bene bene, anche se Simo dobbiamo andare da Nino Albina a comprare quella spazzola che non so come si chiama per lavarle. Scovolino. Scovolino? Scovolino? Probabile. Dici scovolino? Scovolino. Lei dice scovolino. Cosa dici? Scovolino. Però non il scovolino sia. Ok, andiamo a lavare, vai va. Guarda quanti tappi, che tristezza. Tappi via, dobbiamo buttarli. Questo? No, ma è pieno almeno. Sì, penso di sì. Sì, sì, è pieno, è pieno. Lo copriamo. Non è giù, è mentre le fanciulle finiscono di lavare, io gli ho fatto una sorpresa. Dimmi che poi non sono bravo, Romina. No, perché Romina è brava, Romina è brava, Romina è bella, Romina è la ciliegina, Romina, ma c'è anche Simone, eh? Qui si parla di invidia. Invidia ne abbiamo. No, comunque ho deciso di portare alle fanciulle un piccolo aperitivino. Ecco qua. Ora ve lo faccio vedere. Il fantastico formaggio di Francesco Ambrogio, della cooperativa Valle Pesio, sarà meno strano, le gallette per Marika che è celiaca,
il bicchiere vuoto in segno di protesta, delusione per quello che è successo, per il vino sprecato. Gnam. Finite. Manica, tu questo devi assaggiarlo. È l'unico formaggio dal peggio della Valle Pesio. Quanto scarpa? A voi. È proprio buono. Molto. Abbiamo scoperto 2 domeniche fa che esisteva. Non sapevamo che in Valle Pesio ci fossero delle formaggi di gente che va in alpeggio. Invece buono, salame di nonno. Puoi mangiare anche la crosta. Ragazzi, noi avevamo accennato che il video sarebbe finito con la... Una mega notizia. Giusto. È vero. Io mi stavo già dimenticando. Mega notizia. L'inverno sta arrivando. Però non è una notizia. No, la mega notizia è per tutti voi. E ve la spiegherà Romina. Spero di essere abbastanza chiara. Abbiamo pensato, tutte le persone che vengono da noi dal 1 novembre al 15 dicembre, quindi prenotano almeno una notte da noi, gli verrà dato un coupon di sconto per una prossima prenotazione. Pari al 10%. 10% di sconto, un coupon da utilizzare appunto. Per voi. Entro sei mesi e vi lasceremo sempre appunto chi viene a prenotare in questo periodo qua un coupon in più da dare a chi volete e per prenotare da noi sempre un 10% di sconto da riutilizzare appunto sempre entro sei mesi. Quindi più o meno entro maggio utilizzare questo codice sconto. Preferiamo solo... dare una data perché sennò poi diventa difficile se magari facciamo poi uscire altre promozioni così ci viene difficile lasciarlo magari di tempo di un anno, allora facendo di 6 mesi è più gestibile la cosa, secondo noi. Per chi prenota entro il 15 dicembre? Per chi prenota qui, per chi viene a dormire qui da noi entro il 15 dicembre. Quindi, chi è già stato qua dal 1 novembre a oggi, gli è già stato comunicato, gli arriverà questo coupon. Che dovremmo, dobbiamo ancora farlo. Sì, però sarà un coupon che non è riproducibile, quindi sarà una roba un po' particolare, ognuno ne avrà uno diverso. Con magari una parola diversa o qualcosa. E gli altri, se siete ancora in tempo, avete praticamente un mese di tempo per prenotare e venire da noi, anche in settimana. Perché nel weekend sono tutti abbastanza pieni. Sì, al momento rimane libero, non so come sia possibile, il 7 dicembre, che è il giorno dopo è festa. È vero. Per cui, opportunità per voi per venire qua. E fare il ponte lungo? Sarebbe bello. L'8 non è festa? Sì, però mercoledì. Mercoledì? Non c'è ponte, vero? No. Perché è quel giorno lì. Sarebbe bello. Neanche le scuole lo fanno. Non credo. Non lo so. E comunque, ragazzi, pensateci perché potrebbe essere importantissima. Tra l'altro c'è anche un contest fotografico in arrivo per la foto più bella fatta tra cabane e dintorni con un hashtag che verrà comunicato nelle prossime ore. E ci sarà un premio per... la foto che ci trasmetterà più emozioni e via. Quindi ragazzi, finale col botto per tirarci sul morale da questo aceto. Ora, tempestateci di ricette, di soluzioni e anche consigli su cantine vinicole piemontesi in primis da andare a trovare per prendere altri litri di vino per questo inverno. Prima che nevichi, perché poi portare giù con la slitta 54 litri di vino non è fantastico. No, non penso che sia facile. Sperando che nevichi, perché le calandre, quelle cose lì, dicono che ci sarà tanta neve. Così ci ha detto gli anziani della valle. Io non sono... devo leggere il libro di Adiaduto. No, Epi! Ma... anche lui ha fatto l'aperitivo. Ma lui non si aspettava, secondo me, che c'era il tagliere. Lui è salito così sopra. Tiene. Ma c'è il birichino. Finale col botto con Epi che salta da tetto cabane. È tutto? Ah no, la canzone del giorno. Ma l'abbiamo già detto. Jax. No, non J-Ax, ma Jax. Like My Father. Sì, giusto. Da tetto cabane. È tutto. A voi la linea. Buongiornissimi amici. Viva il mondo sempre. Viva Cuneo, ma soprattutto buon futuro negli States. Grazie. Verrò a trovarti.
io, perché tu devi stare qua al gatto. Io sto qua, io non mi muovo più. Io pianto le radici, ormai ho piantato le radici in Valle Pesce e non mi sposto più. Non ci mangio niente per te. Io e Epi rimaniamo fissi stabili per sempre in Valle Pesce. Tu mangi crocchi, i crocchi tu mangi. Buongiornissimo amici. Ti piace il suo formaggio? Molto. Vero che ha il suo perché di montagna. A te piace? Regalo finale per voi. Guardate che meraviglia. Regalone finale di classe.